Un altro paradigma attuale è quello del costo del denaro. E qui entriamo un attimo, dobbiamo prendere anche un po' una parentesi, perché oggi, in un mondo in cui l'economia è principe, l'economia è la chiave di tutto, il denaro, cioè parlare di denaro è praticamente teologia. E parlare del denaro oggi è un po' come parlare di Dio nel Medioevo. E infatti il denaro come è configurato oggi è qualcosa di molto complesso e quasi inconoscibile, proprio perché è esoterico, non ti raccontano le cose e le... Cioè sembra che togli il denaro nel baratto, ovviamente no, non è che non abbiamo nulla contro il denaro, ma sono fenomeni così complessi, un fenomeno come il denaro è molto complesso e meriterebbe anche un grande approfondimento. Però in sintesi ci sono due aspetti, provando proprio ad andare al succo. Il primo è il fatto che hanno inserito nel denaro l'aspetto finanziario. Cioè, come se gli avessero messo una freccia del tempo per cui il denaro deve aumentare di valore. E cioè, connaturato nel concetto di denaro moderno vi è la valuta, e quindi la fluttuazione del valore, però con delle regole rispetto a come il fatto che io ricevo denaro, in cui questo valore deve aumentare nel tempo. Cioè, io che presto denaro devo guadagnarci. Hanno inserito proprio il concetto finanziario dentro alla struttura della moneta. Questo è importante. E poi ci parlano del denaro come se fosse la vera risorsa. Questo è un altro concetto abbastanza importante, in assoluto. Cioè, quando ci parlano del denaro, dicono, bisognerebbe costruire gli ospedali, bisognerebbe fare le scuole, pagare gli insegnanti e fare tutte le cose che vorremmo fare. Certo, anche noi vorremmo fare tutto questo, cari signori, ma non ci sono i soldi. Quindi me la raccontano come se i soldi fossero la benzina. Ovvero sia, se io attraverso i soldi mettessi energia nel sistema economico, proprio tornando al paragone fisico. Di fatto i soldi non sono questo. Cioè, per fare un altro esempio legato ai motori, i soldi sarebbero l'olio di un motore e la benzina sono le risorse economiche. Quindi in uno Stato, in una nazione, per semplificare, potremmo vedere anche nel mondo, però oggi esistono ancora gli stati che magari, io per esempio aspiro a una nazione umana universale, ok, però vediamo un attimo la situazione attuale. La situazione attuale è che esistono dei paesi che dovrebbero avere una sovranità territoriale sulle proprie risorse, sulla propria economia, e che dovrebbero esercitare questa sovranità attraverso la sovranità monetaria e fiscale, ovvero sia attraverso la possibilità di battere moneta. Questa cosa dovrebbe permettere a queste collettività sovrane di gestire la propria economia, dove per economia si intendono la produzione di beni e servizi, le risorse naturali, la forza lavoro, l'accumulazione di ricchezza stessa, gli scambi con l'estero, eccetera, eccetera. Non si capisce come mai non c'è un paese al mondo dove esistono risorse sufficienti per fare queste cose, perché io vi sfido a trovarne uno dove si riesce a spendere tranquillamente per fare sanità, educazione. Non c'è. Perché lì l'altro grande, la favola che ti raccontano è la formica e la cicala. Certo, voi siete state cicale e adesso dovete pagare per i vostri stravizi. Però qui siamo in un mondo che è stato cicala, e quindi c'è qualcosa che non si capisce dove sono, cioè dove sono le formiche, se ci sono delle formiche, se ci fossero delle formiche. Questo è... Senza entrare nel tema dei derivati, che sono... I derivati sono praticamente il modo in cui la finanza ha avuto la possibilità di usare delle scommesse, tipo quelle dei cavalli, per moltiplicare la propria quantità di denaro. Il problema è che dietro questa cosa ci sono dei giochi matematici tali per cui per un semplice derivato ci sono tipo 200 pagine di manuale, e che la stessa Fed, la banca centrale americana, non riesce a calcolare il valore dei derivati delle sue banche perché è troppo complicato farlo, non basterebbe tutti i calcolatori del mondo, quindi è una cosina. Quindi diciamo che
sembrerebbe che il denaro sia un po' sfuggito al controllo degli stati nazionali, delle collettività, sia stato privatizzato in qualche modo, e privatizzando questa unità di scambio, diciamo, sono creati dei centri di potere che sono sovranazionali. Quindi questo potremmo dire che, questa, partendo da questo semplice paradigma del costo del denaro, che è giusto che io riceva degli interessi, eccetera, eccetera, e della liberalizzazione dei mercati, perché anche altro piccolo dato storico, fino a poco più di 20 anni fa la finanza non era internazionale, c'erano dei forti limiti, proprio che servivano a impedire certe concentrazioni. C'è un momento intorno all'inizio degli anni 80 che chiamano il Big Bang, in cui hanno interconnesso le borse e lì hanno potuto cominciare a fare tutti i loro giochini di moltiplicazione virtuale del denaro. Negli anni 90, se non mi sbaglio, è stato dal governo Clinton ha abolito un'altra legge che era stata fondamentale nel dopoguerra per limitare i poteri delle banche, che era quella che impediva alle banche d'affari di essere allo stesso tempo banche di deposito. E quindi hanno tolto ogni limite proprio al... Quindi, e questo è il liberismo, cioè, vi ricordate, c'era un programma comico in cui c'era quella casa delle libertà, insomma, facciamo un po' quello che ci pare. Loro devono poter fare quello che gli pare senza limiti. Sono riusciti a inserire nella cosiddetta Costituzione Europea, nella seconda parte, cioè la prima parte che è fantastica, con i diritti del cittadino, eccetera, poi nella seconda parte ci sono articoli, tra cui alcuni, che dicono che bisogna eliminare ogni barriera allo scambio finanziario tra i paesi europei e tra Europa e... Dici, ma che c'entra con una Costituzione? Ma... Quindi diciamo che questo paradigma del denaro è abbastanza fortino. Ultimo pezzo del paradigma di questo discorso: noi europei abbiamo un problema in più, che abbiamo proprio ceduto, in realtà dagli anni 80 in poi, sempre di più, la sovranità sulle nostre banche centrali. Quindi questo è iniziato con quello che chiamavano negli anni 80 il divorzio tra la banca centrale e il governo, poi pian pianino c'è stato il progetto dell'euro, fino ad avere una banca centrale che non è praticamente minimamente controllabile dai governi e che in più non può neanche per statuto fare il prestatore d'ultima istanza. Cioè neanche se si volesse, per come è strutturata adesso la legge e la struttura dell'Unione Europea, non abbiamo modo di far immettere direttamente soldi nel sistema economico dalla Banca Centrale Europea, cosa che la Fed o la Banca del Giappone fanno regolarmente. Noi abbiamo questo problema in più della proprio completa perdita di sovranità monetaria che ha avuto il nostro paese. Però questo è come una parentesi, per quanto interessante, e appunto l'approfondimento di questa parentesi sono tutti questi economisti neo-keynesiani che dicono cose molto interessanti, quelli della Modern Money Theory, che andrebbero approfonditi, che noi troviamo proprio complementari con la nostra proposta di economia mista, che però non è soltanto, come vedremo, un modello economico, è più un modello sociale con un'immagine chiara di come dovrebbe funzionare il sistema democratico, cosa che giustamente e onestamente un economista non dice, perché se lo dice vuol dire che non è solo un economista ma un politico.